Allora, cari miei, purtroppo ve lo faccio in due tempi questo video perché, come è successo la volta scorsa, queste sono cose che mi fanno incazzare. Sono andato ad urtare col dito sopra a cosa si è stoppato il video. Quindi, questo ve lo pubblico comunque. C'è ancora, vedete, c'è ancora la barba in faccia e cose varie. E me ne sono accorto purtroppo tardi che si era stoppato il video. Ma comunque, sarebbe stato inevitabile metterlo in due tempi perché, purtroppo. Non un modo di ricostruire. Esistono programmi di saldatura dei video per fare composizione e cose varie, forse anche lo stesso YouTube Studio, non lo so, però magari nella versione premium che non ho. E magari mi permette anche di fare queste cose, ma sinceramente metto in due tempi direttamente. Mi dispiace per l'accaduto, ma non l'ho fermato. Solitamente l'altra volta mi è successa questa cosa, non l'ho pubblicato perché è una cosa che mi farà. Però, ecco che stanno cominciando a volare, diciamo, pezzi di sapone. Mi è pure chiaro perché si è seccato a questo punto, che comincia a volare via. Mi sciacquo un attimo il viso. Ecco, qui come al solito ci sono tanti punti da ripassare perché quando succedono queste cose proprio mi fanno incazzare, mi fanno proprio incazzare queste cose. Però questo è, non è che io sia un professionista, bomba, pennello a terra che vola, si sporca tutto, vola il coperchio, vola tutto, si è sporcato il cavalletto, di sciacquo e ripasso perché mi serve un altro po' di sapone, non vado a rischio. Ecco qui la mia faccia per ora è questa, ci sono parecchi punti dove non sono passato, sono passato male. Ecco qui vado a ridare di nuovo un po' d'acqua al sapone perché è un sapone che appena secca comincia. Infatti vedevo delle cose svolazzare, ho detto ma cos'è, poi mi è venuto in mente, ho visto ed è il sapone che svolazza. Ma sono stato pure molto tempo nel parlare, nel fare, per mostrarvi una cosa. Sarà un video molto noioso questo, secondo me. Mi dispiace comunque però, come potete vedere, sono andato avanti qualche minuto, fin quando non mi sono accorto, ho detto, fammi vedere, a un certo punto mi si è messo in stand-by. E si è oscurato lo schermo. Ho detto, ma che sta succedendo? Sono andato a vedere e mi sono fermato proprio al momento che ho riposto il telefono sul cavalletto. Fortuna perché rischiavo di andare avanti, meno male che si spegne, c'è lo stand-by, perché se no rischiavo di andare avanti. Concludevo la barba convinto di aver fatto il video. E vi pubblicavo soltanto i 15 noiosissimi minuti. Sto dando ancora acqua perché, ripeto, è un sapone che vuole parecchia acqua per non far subito l'effetto neve. In questo caso forse sarebbe stato meglio non che usare un sintetico, un pennello diciamo in bomba, se è volata uno schizzo di sapone, però non so dove sia finito, ma esagerata. Una bolla di sapone veramente pura. Vabbè, poi vedremo magari sulla felpa che ho dietro, chissà dove. Un pennello diciamo in setola magari, però avevo messo a bagno sinceramente il 48, quello là dorato e il tasso, ma non mi è venuto di immergerli in questo sapone, sinceramente non mi è venuto proprio. Allora, fammi asciugare il manico della mano. Allora, adesso
vado a ripulire un attimo. Asciugo un attimo il manico. È un po' una cosa che mi sta perseguitando in questi ultimi tempi, questa cosa di staccarsi il video. Diciamo, ci è capitato in passato. E devo dire che già diversi video non ho messo a causa di questa cosa che mi è tanto antipatica. Non so nemmeno se metterò questo, sinceramente, perché mi fa incazzare bestia proprio. Facendo un po' di traverso perché comunque, come tutti noi, per chi non se ne fosse accorto magari, lo dico, tutti noi abbiamo dei punti di ricrescita di traverso, e se non passiamo di traverso è chiaro che quei punti non. Certo, una cosa è certa, che questi non sono gli attrezzi. Diciamo, non è il sapone più adatto per fare questo esperimento con questo attrezzo. Cioè, questo esperimento non è che un esperimento, non è l'attrezzo più adatto proprio per lavorare con questo sapone qua, perché questo è un sapone che. Ne che ti assisterò tanto adesso sapone. Magari vi raccontate anche la vostra, se lo usate nei commenti, potete anche raccontarmi la vostra esperienza con questo sapone che. Magari ci avete avuto a che fare. Perché alla fine il confronto è proprio così che avviene. Altrimenti diventano. Diventa un monologo tipo come se io fossi un venditore che sta lì a vendere qualcosa e vi parlo di un qualcosa a modo mio. E come ho sempre detto, io non vendo niente.
Sono qui, metto a disposizione il mio tempo per passione, per fare dei video. Ho un po' di esperienza nel farmi la barba, non sono un barbiere professionista. Come tutti, mi piace la barba, mi piace un po' provare delle cose e metto a disposizione del tempo e vi racconto un po' di esperienze mie fatte con del materiale. Voi che siate buoni, voi che siano la mette, vi racconto un po' la mia su queste cose, su prodotti che... Allora. Ecco qui. Mi sono beccato, mi sono beccato. 3, 2, 1. Eccolo qua. Tra l'altro non ho steso bene la pelle, questo è proprio il punto dove vedi. E mi sono beccato. Vabbè. Proprio alla fine della barba, proprio alla fine della barba mi sono beccato. Vabbè. Tra l'altro oggi Halloween, come proprio sul segno della... si è sentito proprio sta leggero, però questo, come ho detto, è un attrezzo che taglia. Non ammette distrazioni, non ammette... Ah, ma io... No. Ecco qua. Ovviamente ora comincerà a sanguinare meno, cioè non è un taglio grave, è un taglio appena beccato, appena appiccicato. Quindi non è nulla di importante. Allora, qua sono bollicina mia. Dicevo, questo è il famoso morso. Che presi di quell'insetto ancora sono passate già 2 o 3 settimane, forse qualcosina in più, e ancora è lì.
Guardio, come vado a concludere la barba? Nel frattempo mi ha fatto secondo me 4 ore prima, 4 ore mo più di un quarto d'ora. I canonici, guardate, 30 minuti di roba, 30, 30 minuti. Qua vedo ancora roba che svolazza. Sapone, dimenticavo. Questo è il rum che ho usato la volta scorsa, Sweet Rum di Pinaud. E anche questo è un piacere, veramente è un bel piacere. Aiù, sta barba è finito tagliare Halloween, ce l'hanno fatta. Commentate, ditemi le vostre esperienze sul Figaro, che non userò mai più specie per queste cose qui, per queste rasature qui, perché non è adatto, non è indicato per questo tipo di rasatura. Il taglio me lo sono fatto, ma me lo sono fatto senza il sapone, poi ci ho beccato dove c'è la piegatura proprio della pelle, dove va, sono andato a beccare, quindi non mi sono fatto mancare niente, manco questa volta, andando a ravvicinarmi, vedo qualche peletto che ancora. Ma perché faccio queste cose? Ecco qui. Tolto pure questo. Ok. Aiuto, Barbadoro, saluto, ci vediamo la prossima volta, non so quando, però posso preannunciarvi che se non dimentico. E chi dimentica è complice. Se non dimentico, è un fatto che si dice a questi quando succede cosa. E la prossima volta userò le caiche, l'ho usata veramente poco da quando le ho comprate, avrò fatto se non un paio di barbe, quindi la prossima volta userò le caiche e userò la caiche e vedrò un po' con quale rasoio associarle una lametta che già dalla barba scorsa, da un paio di barbe che ho fatto, è una lametta abbastanza aggressiva, abbastanza cattiva. Cioè, la mia prossima volta, la prossima sbarbata. E chissà se al 90° minuto, questa volta, cioè al finale proprio, lo devo qui, ma se lo vanno, aiuta, c'è raga. Vabbè, pazienza. Cavolo, il mano libera è anche questo, la barba. Il bello del il filmato, purtroppo diviso in dei tempi, mi dispiace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se volete, commenti inerenti e attinenti alla rasatura. Sì, si può scherzare, si può ridere tranquillamente, però bah, dei commenti così fuori. Boh. Vabbè, voglio ci vediamo la prossima perché qua questo l'avevo preparato, io volevo usare questo, volevo usare. Vabbè, comunque è andata bene nonostante il figaro è andato tutto bene. L'unica cosa che l'unico problema l'ho avuto alla fine, ma colpa mia, voglio dire, nel giostrare un attimo quella manovra, pa, ho beccato sopra, pazienza. Ci divertiamo pure con questo, almeno sta qualcosa di divertente da dice, no? Qualcuno era può dire la sua. Può divertire a dire se la barba era finita, tra l'altro. Ma io ci vediamo la prossima volta. State buono, un buon ponte per chi farà il ponte, perché tipo mio fratello che sono in vita a Napoli, tenevo conto pure questa partenza da venire a Napoli via e se n'è andato. E sto qua invece ne ha fatto nessuno buono, se ne ha fatto quest'oggi. Ma è così, ci sono persone oggi che nonostante tutto sono scesi al lavoro anche oggi, quindi, ma gente, non parlo di ospedali, di cose che quelli, diciamo, sono lavori un po', parlo di supermercati, proprio supermercati, cose che stanno aperte, cioè, ma ci vuole far fare un'università sta gente, no? Cioè, c'è bisogno che uno scenda a fare spesa oggi, a dai oggi uno a fare spesa, perché se no, io sono andato ieri, lo so perché sono andato ieri, apposta, perché non mi piace andare in queste cose, cioè,
C'è gente che lì, magari ha famiglie e cose, non passa la festività a casa perché ci sono dei lavori che alcune volte, anche se non è necessario, cioè, tenere un supermercato aperto, dico io, preventivamente le persone possono fare la spesa benissimo prima. Sì, ma magari qualcuno può dire, sì, ma non per tutti è facile, sì, siamo d'accordo, va bene. Poi per il resto, cioè, fin quando è un'attività a conduzione familiare, allora tu dici, io oggi sto aperto, però a conduzione familiare è mia, ci lavoro io dentro, faccio io, ci siamo io e mia moglie, lo stesso, siamo a casa, siamo qua. Va bene, ma quando si tratta di supermercati dove lavorano tante persone, secondo me ne è un'altra ci stava 3 volte a sta gente. Non una volta, no, doppia, ma triplo ce li sarà. Perché poi alcune volte si va proprio sì, ma io così mantengo aperto, faccio lavorare tante persone, paga quasi un po' te le a ringraziare. Allora, se delle attività vanno avanti è perché c'è gente dentro che ci lavora, e magari c'è pure gente che ci lavora bene, e molte volte insoddisfatta di quello che guadagna. E allora ecco perché tante volte si trova nei supermercati, nei negozi e cose varie, gente magari commesse o persone che ci lavorano che hanno la faccia un attimino così. Perché? Perché magari a fine mese, dopo tante ore, dopo tanti turni fatti anche male, si trovano pure una paga che... Quindi abbiate un po' di pazienza anche su questo. Salvo che uno proprio non incontra una persona totalmente scortese, senza giustificazione, senza niente. Se io vado in un negozio e trovo la persona scortese, la prendo e la lancio direttamente, senza perdere tempo. Ma quello è un altro discorso. Se la persona è maleducata di suo, poi c'è chi se la va a cercare, c'è chi proprio vuole stuzzicare, va nei negozi proprio per stuzzicare, per dar fastidio. Allora, vabbè, voglio, ci vediamo. State buono, alla prossima ci parlate.